grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Grandissima emozione, tocca il cuore e ci mette a nudo di tante realtà che purtroppo dovremmo tenere più presenti senza girarci dall'altra parte, perché se il mondo offre anche queste cose brutte è bene che ognuno di noi cominci pure a prendere le proprie responsabilità. È stato un buon film, mi è piaciuto innanzitutto, è denso di dialoghi, è molto importante e poi è una trama che veramente ci ha fatto capire una realtà. E soprattutto ci dà una chiave di lettura di una realtà che noi sconoscevamo. Il tutto grazie anche a un attore, un nostro conterraneo, Gilberto Idonia. È stato commovente e molto intenso. È un film molto bello, è un film che fa vedere delle realtà che noi non potevamo immaginare. È un film molto attuale che coglie degli argomenti importanti, profondi, attuali. Un film che nella sua semplicità rende tantissimo, e un film veramente bello, uno dei più belli che ho visto negli ultimi tempi, diciamo. Sì. Mi è piaciuto molto e penso che sia uno dei film migliori. Una bellissima emozione. Non è il solito film che si vede in giro, ecco, un film vero, un film intenso, di messaggi e di contenuti. È un film stupendo, molto profondo, e la storia parecchio toccante, emozionante. No, davvero un bel film, perché ci sono tanti spunti di riflessione, di attualità, di politica, veramente che si potrebbero scrivere pagine e pagine di articoli e di libri. No, ma è commovente vedere l'interessamento di questo uomo, questo prete, prima per una bambina chiaramente, perché c'è una famiglia sposata da una famiglia all'altra, e poi per tutti i bambini, perché scopri ci sono tanti bambini che vivono questa situazione. Ho appena visto Il nome di Maria, a me è sembrato un film ottimo perché ha tirato fuori il sentimento che spesso si dimentica, perché ormai vediamo tanto cinema molto violento e questo qui ricordiamo anche un fatto letto sui giornali per la piccola Maria che doveva essere adottato e poi è stata, diciamo, nascosta e poi è dovuta ritornare in Ucraina. Una bambina che ha vissuto per tutta la sua vita, giovanissima, in un orfanotrofio. E questo film tira fuori tutte queste problematiche che non siamo più abituati di pensare, di riflettere. Il film mi è piaciuto. Questo film mi ha commosso molto. Per tre volte non sono riuscito a controllare le lacrime. Gilberto Idonia è stato molto molto bravo, molto credibile, molto asciutto, sobrio, una recitazione molto controllata. È un film veramente riuscito. Speriamo che abbia tanta fortuna perché se la merita.